Buonasera, scusate il ritardo, ma noi abbiamo degli ospiti internazionali, quindi abbiamo avuto dei ritardi nei trasporti. Proprio dalla patria della rivoluzione vengono. Esatto, dalla patria della rivoluzione. Quindi diciamo che questo incontro è stato organizzato dalla Gioventù Federalista Europea Sezione di Napoli e abbiamo il piacere di avere ospite anche il segretario nazionale del Movimento Federalista Europeo. E diciamo questo è un incontro culturale all'interno di un gemellaggio che abbiamo appunto con gli amici francesi della GEF-ISER che sono appena arrivati da Grenoble e ne attendiamo altri. E diciamo il tema del gemellaggio è stato il diritto d'asilo, poiché nell'ottica di uno scambio Italia-Francia abbiamo scelto un tema diciamo che fosse anche un po' scottante, un po' di dibattito tra i due paesi, ma loro stessi mi hanno chiesto anche un incontro culturale, per cui noi abbiamo pensato a un confronto tra la rivoluzione francese e quella napoletana, che tra l'altro in Francia è pressoché sconosciuta, quindi l'incontro inizialmente era stato pensato appunto in inglese per far partecipare anche gli ospiti, però a causa del ritardo diciamo che prediligeremo l'italiano. Poi tanto tu fai la traduzione simultanea per i francesi. Esatto, io sono dietro e traduco. Quindi grazie e inoltre ringrazio l'Istituto per gli Studi Filosofici che è storicamente la sede del Movimento Federalista a Napoli e per la prima volta usato anche dalla nostra giovanile. Quindi io lascio la parola in attesa anche dell'altro ospite, ad Antonio Argenziano, il segretario nazionale per i saluti, e dopo a un'introduzione di Michele Lacriola, che è un nostro iscritto e anche un esperto di storia. Grazie e scusate ancora. Buonasera a tutti, se più o meno mi sentite. Scusate ancora, insomma, la situazione un po' di... Ci sono stati un paio di scioperi, esatto, che si potevano evitare. Quindi anche arrivare è stato complesso. Comunque, allora, benvenuti a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare i ragazzi appunto della Gioventù Federalista Europea di Napoli per aver organizzato innanzitutto questo gemellaggio e poi questo ciclo di eventi molto interessanti. A partire proprio da questa riflessione culturale, no, sulla rivoluzione francese e la rivoluzione partenopea. E, tra l'altro, un argomento che mi trova molto interessato anche dal punto di vista personale, visto che mi sono occupato di storia francese per un po' di tempo in una vita precedente. Comunque, non voglio annoiarvi molto. Per chi non conoscesse la Gioventù Federalista Europea, il Movimento Federalista Europeo, il Movimento Federalista è stato quello che fondato da Altiero Spinelli e gli altri confinati di Ventotene nel 1943 sulla base dei contenuti politici del Manifesto di Ventotene, appunto. È stato fondato a Milano nel 1943 e da allora prosegue la sua azione politica in Italia e in tutto il resto d'Europa. E proprio questo discorso, no, di un dibattito politico europeo, della necessità di tanto di un dibattito politico quanto di istituzioni veramente europee, di istituzioni politiche rappresentanti dei cittadini europei, su questo un po' si è giocato sempre l'obiettivo politico dei federalisti e questo è anche un po' uno spunto di riflessione da cui si partirà quest'oggi nell'analizzare questi due momenti storici. Sappiamo che la Rivoluzione francese ha dato vita a un cambio radicale nella storia, a un crinale storico. E uno dei concetti principali che ha avuto sicuramente inizio da questa esperienza rivoluzionaria francese è stato quello della civilizzazione, per cui l'idea di questa ribellione dei popoli francesi, questa distruzione del vecchio sistema di ancien régime, era un'idea che poi i francesi volevano esportare in tutto il mondo, dando una concreta realizzazione alle riflessioni universalistiche poi dell'illuminismo. E in questo senso mi piace sempre ricordare un esempio particolare poi di colui che viene ricordato per aver esportato la rivoluzione dalla Francia nel resto d'Europa, che è Napoleone Bonaparte, che è stato anche un po' tangenziale chiaramente poi all'esperienza napoletana. Lui, come immagino molti di voi sapranno, nasce come principalmente corso
era un indipendentista corso e da giovane ammirava tantissimo l'Inghilterra e disprezzava la Francia, non si è mai sentito particolarmente francese e ha cominciato a sentirsi francese solo dopo la rivoluzione, quindi lui non si sentiva francese di nascita ma ha scelto di essere francese perché la Francia in quel momento rappresentava questa spinta civilizzatrice, questa spinta innovativa, ha sostanzialmente aperto a tutta l'Europa uno spazio di dibattito, uno spazio di condivisione di idee che era del tutto nuovo, se non altro in quei termini. Proprio da questo discorso, no, di questo spazio pubblico europeo, lascerei la parola qui a Michele per un intervento invece più strutturato dal punto di vista accademico. Grazie a tutti. Grazie Antonio. Salve a tutti. Che vi possa piacere o meno, io sono uno dei due relatori di questa sera, quindi grazie per la fiducia signore, ne terrò conto. Allora, lui giustamente, il nostro amico Antonio, ha parlato della creazione di uno spazio politico europeo. In che senso? Prima di questa svolta epocale della Rivoluzione Francese, vigeva quello che durante la guerra dei... tra protestanti luterani tedeschi e l'impero spagnolo di Carlo V venne definita la guerra dei principi. Alla fine di questa guerra, come sapete, ne vennero fuori i principi tedeschi come vincitori e ci fu la creazione stabilita de jure di quello che venne chiamato come il cuius regius eius religio, ovvero veniva sancita per la prima volta che ogni stato era sovrano e indipendente per par suo. Non venivano più riconosciute dei sistemi politici imperiali che fossero al di sopra del singolo stato. Con la Rivoluzione Francese questo viene meno, perché per l'appunto dopo la caduta della monarchia in Francia si decise che in un mondo fatto di monarchie una repubblica in... Oh, ecco l'altro nostro relatore, vengi qua. Stavo giusto facendo un attimino lo spiegone time, poi ti lascio subito la parola, perché lui ci parlerà di quali sono i contatti storici, culturali e di vario altro genere che legano Napoli alla Francia. Quindi finisco questa piccola introduzione e poi lascio subito la parola a Davide Esposito. Come vi dicevo, si decise che una repubblica in un mondo di monarchie aveva decisamente vita breve. Si sviluppò quindi così il concetto di repubbliche sorelle, ovvero bisognava esportare la democrazia, che diciamo suona tantissimo come una cosa molto recente, ma già si cominciava a parlarne al tempo, per costruire degli stati che avessero degli ordinamenti almeno simili, non del tutto uguali, andavano aggiustati a seconda di quali erano le caratteristiche del paese occupato, ma in ogni caso degli stati vicini che potessero avere un regime costituzionale simile a quello francese, in modo da averli come alleati nelle guerre europee che di lì a breve, già lo si sapeva, si sarebbero scatenate tra sostenitori delle vecchie monarchie e i propugnatori del nuovo ordine repubblicano di cose. Quindi, lasciandovi un attimino in sospeso, lasciamo un po' abbollire questo concetto, passo subito la parola all'altro relatore, Davide Esposito, che ci racconterà dei legami storici tra Napoli e la Francia. Allora, innanzitutto scusate per il ritardo. Quella di oggi che vogliamo raccontare è la storia di un contatto, cioè il contatto tra Napoli e la Francia. Non si può spiegare in modo adeguato la Repubblica Partenopea, come mai è avvenuto questo fenomeno e soprattutto il suo fallimento, se noi non riusciamo a comprendere la specificità della città di Napoli all'interno dell'Italia. Insomma, si fa un gran parlare delle differenze tra nord e sud, però noi per comprendere le differenze che ancora oggi vi sono tra nord e sud, dobbiamo vedere quando fondamentalmente sono nate queste differenze. Fondamentalmente sono le stesse che poi hanno portato alla Repubblica Partenopea. Se c'è una rivoluzione, se c'è una ribellione del popolo, evidentemente c'è un problema alla base. Il popolo rigetta in qualche modo la forma di governo. Cioè c'è un motivo per cui il popolo decide di rigettare i Borboni, che sono motivi in realtà che in parte sono slegati dalla stessa azione di governo dei Borbone. Napoli è una città strettamente collegata alla Francia,
nonostante diciamo abbiamo il mito della Napoli spagnola, noi comunque abbiamo avuto per 3 volte una dinastia francese o comunque di origine francese al governo di Napoli. Gli Angiò, i Normanni, ma gli stessi Borbone sono di origine francese, ricordiamolo. La storia del legame tra Napoli e la Francia e in generale col sistema politico culturale francese, perché non solo dominatori francesi che vengono a Napoli, ma tutto un sistema politico che ereditiamo ancora oggi, nasce con i Normanni. Quando noi pensiamo ai Normanni, che sarebbero i vichinghi, pensiamo diciamo agli uomini del nord, quelli che ci sono stati narrati con questi elmi, con le corna, quasi degli uomini belva fondamentalmente. I Normanni che arrivano a Napoli e sono quelli che fondano fondamentalmente questo regno del sud unito, perché prima dei Normanni il sud non era unito, era diviso tra diversi ducati, bizantini, longobardi, varie città indipendenti. Sono i Normanni che unificano il sud. Come cosa succede? Ci troviamo all'inizio del basso medioevo, quindi all'inizio dell'undicesimo secolo, Napoli è una città indipendente. In teoria tutta una serie di città sulla costa campana erano di pertinenza dell'impero bizantino, quindi dei greci. Napoli, sappiamo, in teoria è una greca urbs dove si parla greco, ma Napoli comunque, come molte altre città del Mediterraneo, è una città cosmopolita in cui ci sono molte culture. Ora, Napoli è un ducato indipendente. Come molte città anche del nord, questa indipendenza è dovuta anche all'azione dei vescovi di Napoli. Tutti i comuni che nascono nel nord e che poi appunto portano a questa stagione dei comuni, poi alle signorie, nasce grazie all'iniziativa di vescovi che decidono di rendersi indipendente dall'imperatore. Al nord questi vescovi si staccano dall'imperatore tedesco, che è troppo lontano per controllarli. A Napoli invece si staccano dall'imperatore bizantino, che è quasi in un altro continente. Napoli quindi è una città indipendente con un suo duca. Ci sono varie piccole città che in qualche modo si autogovernano al sud, alcune longobarde e alcune bizantine, abbiamo detto, per cultura. A un certo punto in questa lotta si inseriscono questi Normanni. Chi sono? I longobardi in qualche modo cercano di togliere da mezzo questi bizantini, cioè dicono: cerchiamo in qualche modo di prenderci noi il sud. Allora chiediamo aiuto all'esterno. Questi Normanni, che nel frattempo non sono questi esseri belva, sono, diciamo, si sono civilizzati. Io semplifico, perché in realtà è complesso da spiegare. I Normanni sono questi vichinghi che si sono stanziati nel nord della Francia, parlano francese, hanno assimilato totalmente la cultura francese, cioè di uno stato dove c'è quello che chiamiamo feudalesimo, teniamolo bene a mente. Comunque rimangono abbastanza bravini, insomma, nell'arte della guerra, e i longobardi ne chiamano alcuni. Sono 100, solamente 100 cavalieri normanni che iniziano a venire al sud all'inizio dell'undicesimo secolo e si inseriscono a una sorta di mercenari in qualche modo nel gioco politico. Questi normanni francesi man mano aumentano, conquistano piccole città, prima prendono Aversa, poi prendono Melfi, quindi questi sono avventurieri, è gente che non è legata a un determinato re, non c'è un'invasione dei soldati di un re normanno, sono singole persone che in qualche modo si mettono insieme, vanno al sud, siccome c'è questa divisione, siccome non c'è un regno potente, man mano si espandono. E man mano che si espandono succede che alla fine, nel 1137, Napoli viene conquistata dai Normanni, ed è l'ultima città del sud che viene conquistata dai Normanni. Nel frattempo i Normanni hanno preso tutto. Non ci sono più Longobardi che governano, non ci sono più Bizantini che governano, non ci sono più Arabi, perché la Sicilia era araba prima che arrivassero i Normanni. I Normanni arrivano e fanno piazza pulita. Quindi quella di questo regno del sud unito, questa storia, nasce con loro. I Normanni a un certo punto fondano questo regno che si chiama Regno di Sicilia e che ufficialmente rimarrà Regno di Sicilia fino alla fine della sua storia, poi non sarà mai ufficialmente il Regno di Napoli, sempre Regno di Sicilia,
E appunto nasce la storia di questo Sud unito. I normanni cosa portano al Sud? Portano il feudalesimo. Passiamo da un sistema che è molto simile alla fine a quello del Nord, probabilmente in un'altra linea temporale, se non fossero arrivati i normanni, ora parleremo del comune di Napoli come piccola città indipendente della signoria. Non è successo, sono arrivati i normanni. In Francia c'è il feudalesimo, c'è un unico re con una grande capitale come Parigi, che man mano diventerà una grande città. E poi questo sistema, che non dobbiamo immaginarlo come noi abbiamo imparato alle medie, alle superiori, la piramide feudale, questa cosa rigida, i vassalli, valvassori, valvassini, che si impara quasi a memoria. Non è mai esistita la piramide feudale, però certo c'è qualcuno più potente, qualcuno meno potente, un re che si deve affidare ai nobili, perché da solo non ce la fa. Non c'è il grande re assoluto nel Medioevo, il re da solo conta poco se non si affida ai nobili locali. I re normanni si affidano a questi signorotti, gli dà la terra, il feudo appunto, in cambio hanno il loro appoggio. Ciò significa che tutta una questione di re e nobili, il popolo in qualche modo è tagliato fuori. Quindi c'è questo ceto che si arricchisce man mano e questi altri che si indeboliscono, ed è molto importante. Perché chi nel Medioevo ha i soldi, detto diciamo in parole povere, continuerà ad averli anche in futuro. C'è uno studio del Sole 24 Ore che dimostra che le famiglie più ricche di Firenze nel 400 sono le famiglie più ricche di Firenze del 2018. Significa che in qualche modo questa ricchezza si perpetua. E in un sistema ancora più serrato, quale è quello feudale, allora significa che queste famiglie che in qualche modo hanno i latifondi, hanno i soldi, hanno i privilegi grazie ai re normanni, li conserveranno successivamente. Quindi Regno Unito, questi grandi nobili molto potenti e re che si serve in qualche modo di loro e in qualche stagione vediamo, diciamo, va contro i nobili, allora ci saranno qualche guaio. Quindi i normanni regnano su Napoli per un secolo. In qualche modo si estingue la famiglia normanna di Francesi e di Hauteville, sono molto importanti perché normanni che partiranno dal sud dell'Italia, ad esempio, saranno protagonisti della crociata. C'è un Boemondo di Altavilla, re d'Antiochia, che è venuto dal sud, sono sempre quei normanni lì. E in Oriente esporteranno il sistema feudale durante le crociate. Feudalesimo che va dalla Francia, va dal sud Italia, va alle crociate, quindi diciamo sono abbastanza importanti i normanni. Si estingue la famiglia dei normanni, che a un certo punto se non si ha più figli non si può fare niente, in qualche modo per legami di parentela il regno passa ai tedeschi, passa quindi a Federico II, anche questa linea fondamentalmente si estingue e tornano i francesi. Sono gli Angiò. Come si inseriscono questi angioini? Sempre, diciamo, la stessa modalità, approfittano delle lotte intestine. Voi, se avete qualche ricordo appunto della storia studiata alle medie, alle superiori, sapete il Papa contro l'imperatore, i Guelfi, i Ghibellini. I francesi storicamente sono sempre stati dalla parte del Papa, e per questo che il fratello di un re, che addirittura sarà dichiarato santo, cioè il fratello di re Luigi il Santo e di re Luigi IX, sarà santo perché morirà durante le crociate, questo Carlo cosa fa? Va nel sud Italia e uccide fondamentalmente tutti gli ultimi rimanenti della famiglia degli Svevi. Corradino viene ucciso, decapitato a Piazza Mercato nel 1268, ed è un'analogia che diciamo vediamo con la Repubblica Partenopea, perché da allora Piazza Mercato sarà il luogo di esecuzione per i nemici politici. Ecco il che si insedia la dinastia degli Angiò. E abbiamo molto di Angiò a Napoli. Cioè la maggior parte dei monumenti che noi vediamo a Napoli è Angiò. Abbiamo San Lorenzo, abbiamo Santa Chiara, abbiamo il Duomo, abbiamo tutta una miriade di chiese, insomma, di epoca angioina. Ovviamente sono modificate. Non c'era una sorta di diritto d'autore per i monumenti, per le chiese, ognuno insomma la modificava come praticamente gli piaceva, e per questo le chiese che abbiamo a Napoli sono
hanno questo barocco quasi ovunque, il barocco è seicentesco, però sono state tutte fondate da Yangzhou, sono una famiglia devota, perché appunto i re francesi sono i re cristianissimi e Napoli è una delle città con più chiese fondamentalmente, probabilmente dopo Roma, città con più chiese diciamo in Italia. E Yangzhou ovviamente conservano questo sistema di potere che loro conoscono bene, questo feudalesimo appunto che hanno portato dalla Francia, quindi il re, quindi i signorotti locali a cui si affidano e così via. L'esercito nazionale non c'è. L'esercito nazionale è una trovata che noi troviamo due volte nella storia, appunto, prima dell'Ottocento. La prima sono gli aragonesi a Napoli che fondano l'esercito nazionale. Dicono, voi baroni, toglietevi da mezzo. Ed è per questo che Ferrante d'Aragona per quasi, diciamo, ci lascia le penne, perché c'è la famosa congiura dei baroni, i nobili tentano di uccidere il re aragonese che ha tentato di farli fuori, in qualche modo sopravvive, poi gli aragonesi passano la mano agli spagnoli, ancora ai viceré, ancora ai signorotti locali, ancora la nobiltà del sud che deve portare avanti la carretta. Il secondo esercito nazionale della storia, passo di 3 secoli, si arriva appunto con la Francia, perché appunto i nobili locali devono, diciamo, farsi da parte. E la terza stagione di francesi a Napoli è quella dei Borbone alla fine. I Borbone per noi sono spagnoli a tutti gli effetti, perché appunto re Borboni sono coloro che governano in Spagna ancora oggi, che hanno nomi francesi, Carlo è il nome francese, perché i Borboni in realtà sono questa famiglia nobiliare del sud della Francia che in qualche modo, sempre perché i nobili si sposano tra di loro, perché mai mischiare, diciamo, il sangue nobiliare con quello plebeo, ed è per questo che voi vedete nella storia molte regine pazze, Giovanna la pazza ad esempio, perché voi sapete che i matrimoni tra consanguinei porta, diciamo, a malattie mentali, per questo tra molti nobili sono effettivamente pazzi, c'è un motivo scientifico. Ed ecco che si arriva a questi Borbone che in qualche modo dalla Francia passando per la Spagna arrivano a Napoli e abbiamo questo splendido illuminismo partenopeo settecentesco, questo illuminismo portato in qualche modo dalla Francia, made in France, che diventa made in Naples, perché noi lo sappiamo declinare bene, in una Napoli che in età moderna è la città più grande e popolosa al mondo, supera Parigi, supera Londra, poi dopo purtroppo c'è il declino. E allora abbiamo Carlo III, e allora abbiamo una reggia di Caserta che è ispirata a Versailles, diciamo, è evidente, e allora abbiamo genovesi, E allora abbiamo filangieri. Senza filangieri probabilmente non avremmo mai avuto la Costituzione americana. Noi abbiamo preso l'illuminismo dalla Francia, l'abbiamo esportato in America, perché Gaetano Filangieri, napoletanissimo, ha una corrispondenza con Benjamin Franklin, in qualche modo gli espone le sue idee, soprattutto questa idea del diritto alla felicità, che poi Benjamin Franklin fa sua, torna nella Costituzione americana, ma è nostra, passando ovviamente dall'origine francese. In qualche modo questo va storto, perché la fame, la sete di illuminismo a Napoli è così forte che alcuni intellettuali si in qualche modo accontentano di quello che prima Carlo III e poi appunto i successori acconsentono, ma c'è insomma qualche intellettuale che dice magari il re deve fare qualche passo in più in queste riforme, noi imbevuti di questo illuminismo portato dalla Francia, ecco insomma che vogliamo qualcosa di più, vogliamo qualcosa di più, ed alcuni di questi intellettuali, Mario Pagano eccetera, poi danno vita a questa rivoluzione partenopea che tanto appunto ha in comune, diciamo, con la Francia. Grande capitale, unico Stato, questi nobili che hanno, diciamo, questo potere, non va più ovviamente bene a questa borghesia che sta vedendo insomma qualche cosa a favore ma ancora poca, ed ecco che appunto si sfocia un po' come in Francia nella rivoluzione partenopea. Per qualche ragione va male, però diciamo non è il mio compito spiegarlo, ma sarà di Michele. È stata una lunghissima carrellata di secoli e abbiamo scoperto per l'appunto quali sono i punti in comune tra il Regno di Francia e il...
Vuoi, vuoi provare tu? Allora, scusate, diciamo, se posticipiamo un po', mi armo, diciamo, di inglese, non è ovviamente, diciamo, un inglese perfetto, ok. First, ok, we have to talk about the Napolitan Revolution, ok? You are listening to me? Ok, perfect. Ok, before we talk about the Napolitan Revolution, you have to say how much are important the links, the ties between France, the culture of France, the political system of France and Naples. Because here in Naples we have had three royal families from France. The Hauteville, the Bourbon family, the Anjou family. First we have had the Hauteville family, the so-called Normans from Normandy, the north of France, okay? That are very important for Naples, for the history of Italy, because they brought in the south of Italy the French feudal system, okay? Because first, before that the Normans arrived in Naples, Naples was a duchy, a Greek duchy, and like many of the cities of north, was independent thanks to the action of the bishop, okay? Many of the comune in the north of Italy were born because first the bishop separated his power from the power of the empire. In the case of the north of Italy, the empire was the German empire. Naples was in theory part of the Greek empire, of the Byzantine empire, okay? In a part of the beginning of the high of the Middle Ages, Naples was a duchy, independent duchy. It's a little city with in Naples, Amalfi was a duchy, Aversa was a duchy, etc. Okay, at a certain point in south of Italy, divided in so many city or states, a part of the south of Italy was of the Lombards, a part of the south of Italy was of the Greeks. Arrived the Normans from the north, like the mercenaries, okay? So the Lombards called the Normans from the north of France, only 100 of Normans, because they had to help the Lombards to fight against the Greeks. 100 of Norman warriors, and so on, and so on, and so on. The Normans conquered a city before Aversa, then Melfi, etc., and so on. So at the end of the 11th century, almost of South Italy, except Sicily and Naples, were French, were Normans. Not because the Duchy of Normandy came in Italy and conquered Naples, but because 100 and so on of independent Norman French warriors conquered the South Italy. At a certain point, one king of Sicily conquered the last city of South Italy that was not French, Naples. Okay, in 1137, Naples became French. All the South Italy became a one kingdom. Okay, and this kingdom lasted until the unification of Italy. Okay. So the Normans are very important for the history of South of Italy because they brought the French feudal system. One king that is not independent because the kings in the medieval period were not like Louis XIV. They were kings that... excuse me? Non ho spento. Certo, sì. Dopo, okay. Ah, dopo, ah, okay. Okay, so they brought the French feudal system, one king, nobles, etc. Okay, so the normal people had no power. And this system has been hereditated by the German kings, by the Anjou kings of Naples, from the half of 13th century until the half of 15th century, the Anjou kings. The first Anjou king was the brother of Louis le Saint, Louis Neuf.
So Naples was French for again for two centuries, and the majority of the monuments of Naples now are French. You will see in Naples many and many churches are French, because French were the so many the most Catholic kings in the world. Okay, this is in Latin is the Rex Christianissimus. And again, the Bourbon family, that we all think that they are Spanish, but the Bourbon family was a local French family of the south of France that after became kings of Spain and then kings of Naples. The first Bourbon king of Naples was so-called Charles III. That was a Charles III of Spain and Charles I in Naples that brought Illuminism in Naples. And so we have, for example, the castle, the Real Castle in Caserta, that is very similar to Versailles Castle. We have Naples was in the modern era the biggest, the most populous city in the world, the entire world. More than Paris, more than London, okay? And Charles III was very important for Naples, and the Illuminist idea that came from French was accepted by Naples, and we exported, for example, in the United States of America, because Gaetano Filangieri, that was a Naples lawyer, had a correspondence with Benjamin Franklin, and the so-called, how can I say in English? Because I me lo ricordo in francese. The droit to felicity, okay? Okay, to happiness has been invented by Filangieri, and then by Filangieri went to Benjamin Franklin and then to the American Constitution. It's made in Naples. So in a certain point, at the end of the 18th century, the intellectuals of men of Naples wanted more and more and more, like in France. And so a part of the intellectual men in Naples was okay. And certain intellectual men of Naples, like Mario Pagano, etc., wanted more, 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 and this brought to the Neapolitan Revolution, to the Neapolitan Republic. So many, many ties between France and Naples. And so facciamo parlare Michele, che altrimenti diventa una nazione di strani di là. Allora, come ha messo prima in evidenza il nostro relatore Davide, ci sono dei vincoli e delle similitudini tra il Regno di Francia e il Regno di Napoli. Però l'intervento di oggi vuole sottolineare anche quali sono le differenze. Perché la rivoluzione francese si è sviluppata in un certo modo e quella napoletana in un altro? Diciamo che si possono individuare, per quanto mi è stato possibile ricostruire, tre punti fondamentali in cui queste divergenze sono lapalissiane. Anzitutto, come la monarchia veniva vista sia in Francia che a Napoli. Ora, come ha detto Davide, per l'appunto, il Regno di Napoli da poco meno di 70 anni aveva ritrovato la sua piena ed effettiva indipendenza con una sua propria famiglia reale, quella dei Borbone. E questi Borbone avevano assimilato la cultura illuministica francese e l'avevano applicata tramite uomini d'ingegno e migliori dell'Europa del tempo, come per l'appunto Filangieri, come Galiani, come Genovesi, come molti altri, l'avevano applicato agli affari di governo. Ora, questo era un modo della monarchia per costruire consenso sociale, un consenso che andava costruito da zero dopo due secoli di viceregno e dopo 30 anni di dominio austriaco. In Francia, al contrario, il re godeva di una lunghissima tradizione di consenso popolare. Che cosa fu necessario fare dunque? Per applicare l'illuminismo in Francia bisognava ridurre le prerogative del governo reale, che era sostanzialmente un governo assolutista, non aveva alcun tipo di vincolo. Ora, la Francia è stata la terra dell'illuminismo teorico, ma non di quello pratico. Infatti, paradossalmente, per quanto i filosofi fossero tutti francesi e abbiano girato l'Europa portando i loro saggi, le loro dottrine, e siano stati accolti anche dalle case regnanti più retrograde del tempo, pensiamo ai Romanov, addirittura Caterina II, zarina di Russia, decise di accogliere in alcuni aspetti, per la verità, ma comunque decise di accoglierli, alcuni suggerimenti che le dette Voltaire in persona.
In Francia non ci fu alcun tipo di apertura alle istanze dei filosofi e questo già da un lato fece venir meno il sostegno delle classi colte alla monarchia francese. Furono praticamente sfortunati i Borboni di Francia perché in quello stesso periodo carestia e fame si stavano diffondendo a macchia d'olio in tutto lo Stato francese, che già di suo era gravato dai debiti che erano stati contratti dalla corona durante le guerre di egemonia europea dell'antenato Luigi XIV, il famoso Re Sole, che mosse guerra praticamente un po' a tutta Europa, da solo. Quindi capite che le guerre non si fanno certo senza soldi, c'era sempre bisogno di soldi, 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 e il debito pubblico cresceva. Questo fece sì che le spese della corte e dei nobili fossero viste dal popolo, che moriva di fame, come qualcosa di intollerabile. In più c'era il fatto che la regina era una straniera, la famosa Maria Antonietta, detta l'Autrichienne, l'austriaca per l'appunto, e non è un caso che la chiamassero Autrichienne in senso spregiativo, perché Chienne in francese vuol dire cagna. Quindi immaginate che alta considerazione avessero. Questo discredito della monarchia a Napoli non c'è, anzi, proprio perché è una monarchia giovane e che ha accolto all'interno della corte i migliori filosofi napoletani, era considerata tra le monarchie più illuminate d'Europa e il popolo e le classi dirigenti riuscivano a vedere finalmente i benefici di avere la propria indipendenza, un re proprio, come allora si diceva. Quindi non c'era alcuna ragione di voler mettere a morte il re o la classe dirigente in generale. Quindi già le premesse sono estremamente diverse. Si arriva poi alla famosa riunione degli Stati Generali. Ora, per riunire gli Stati Generali si erano indette delle elezioni con cui il popolo, il famoso terzo stato, aveva eletto i suoi rappresentanti, che erano gli effettivi portatori delle proprie istanze, dei propri rancori, dei propri bisogni. A Napoli invece i filosofi, anche se erano estremamente colti, capaci nelle cose di governo, non li aveva eletti nessuno, erano quasi tutti membri della nobiltà, giusto qualcuno proveniva dalla alta borghesia di provincia, ma in sostanza il popolo li percepiva come altro da sé, perché effettivamente non avevano nulla a che spartire. Loro non conoscevano il popolo e il popolo non conosceva loro, se non per i cognomi delle famiglie nobiliari cui appartenevano. Infine, quando la rivoluzione francese scoppia, non ci sono state alcun tipo di ripercussioni nel Regno di Napoli. Anzi, sostanzialmente il Regno di Napoli si può dire che non subisce, almeno inizialmente, il fascino rivoluzionario di Parigi e della Francia. Poi però accade qualcosa. I francesi arrivano alle porte di Napoli, con l'arrivo per l'appunto di Championnet durante le campagne napoleoniche, la prima campagna napoleonica d'Italia, dove già c'era un giovane corso a guidare l'armata nel nord Italia, non nel centro e nel sud dove c'era per l'appunto Championnet, e gli intellettuali cominciano a rendersi conto che il mondo sta cambiando e che per non essere travolti era necessario abbracciare il nuovo ordine di cose. Alcuni, più fedeli alla monarchia, cercarono di indurre il re a entrare in buoni rapporti con la Francia rivoluzionaria, quantomeno a riconoscerla come Stato, giusto per cominciare, per mettere, diciamo, le trattative sul piede giusto, come si suol dire. Sfortunatamente, i francesi nel frattempo hanno decapitato i reali di Francia, tra cui Maria Antonietta. Caso vuole che Maria Antonietta sia la sorella della regina di Napoli, Maria Carolina, che, come potete ben immaginare, non fu particolarmente felice di sapere che i francesi le avevano tagliato la testa alla sua sorella preferita, perché storicamente Maria Antonietta e Maria Carolina erano molto legate dal punto di vista sentimentale. Questo la portò a una rabbia che giunse al limite della pazzia, e qualche volta forse la fece andare ben oltre il limite della pazzia, e quindi lei decise non solo di bloccare qualsiasi iniziativa rivolta al riconoscimento della Francia rivoluzionaria, ma addirittura convinse il re suo marito a bloccare qualsiasi tipo di riforma propugnata dagli illuministi napoletani e anzi a cacciare via dal governo la maggior parte. Questo indispose tutta quella classe dirigente napoletana, nobili ma anche liberi professionisti, che avevano visto nella monarchia illuminista un volano verso lo sviluppo del regno, a ricredersi e a cominciare a pensare se non ci fossero delle soluzioni alternative. Perché soluzioni alternative? Fino a quel momento non ce n'erano. Il mondo era governato da monarchi, quindi
a parte qualche piccolo caso di oligarchie come poteva essere la Serenissima Repubblica di Venezia, ma in sostanza il mondo si reggeva su monarchie. Quindi era difficile per qualcuno immaginare un modello di governo che andasse oltre questo schema che vedeva re e popolo in rapporto di sudditanza. I filosofi francesi questo lo cambiarono proprio perché loro erano già in aperta rotta di collisione con la monarchia francese, e questo messaggio, dopo le vicende che vi ho appena narrato, passò anche agli illuministi francesi, che dopo che il regno di Napoli invase la Repubblica Romana con il suo improvvisato esercito, perché diciamo era un esercito composto grosso modo da reclutati forzati, quindi non avevano avuto il tempo di addestrare la maggior parte di loro, vennero sbaragliati con la battaglia di Civitate, e quando si ritirarono nei confini del regno, insieme ai francesi giunsero non solo molti degli esuli che erano stati cacciati da Carolina e da Ferdinando, ma anche molti degli illuministi napoletani che avevano iniziato a maturare un distacco dalla monarchia. Dopo che il re decise, quando i francesi erano ancora molto lontani dalle porte di Napoli, di abbandonare la capitale per rifugiarsi in Sicilia, decisero: questo è un atto di alto tradimento, e quando il re tradisce il suo popolo, a quel punto lo possiamo considerare decaduto. Quindi si impadroniscono della fortezza di Castel Sant'Elmo, e ancora prima che i francesi arrivino a scontrarsi con i Lazzaroni in città, proclamano la Repubblica Napoletana, che è un unicum, perché le altre repubbliche sorelle italiane sono state fondate dopo l'arrivo dei francesi e dai francesi stessi. Quella napoletana invece viene fondata dai napoletani senza alcun concorso da parte delle truppe francesi, che poi arriveranno indubbiamente, ma già questo indispose un po' il direttorio parigino, perché si rendeva conto che, nascendo prima ancora che i francesi venissero a portare la loro opera liberatrice, i napoletani si erano dati da fare da sé, e questo li metteva in una posizione di quasi parità all'interno del quadro di rapporti europei che si stava venendo a creare in quel momento. Ma su questo torneremo dopo. La terza questione che volevo mettere in evidenza, su qual è una delle maggiori differenze tra la Repubblica Napoletana e la Rivoluzione Francese, è esattamente il rapporto che c'è tra questi patrioti e il popolo. Ricordiamoci che quelli che sono stati i membri della Costituente Assemblea Nazionale in Francia erano i membri degli Stati Generali che erano stati eletti da questo popolo, quindi come tali erano riconosciuti come portavoci dalle masse. Qui dovete immaginare che il popolo, che sostanzialmente non aveva velleità politiche che non fossero dammi da mangiare, trattami bene e io sono a posto, si vede piombare dei perfetti sconosciuti dicendo che era arrivata la libertà. E poteva anche andare bene, se non fosse che due cose vennero a turbare il pacifico mondo delle plebi meridionali. Il re era scappato. E perché questo turbava la popolazione? Perché il re molto spesso era l'unico appiglio cui il popolo poteva rivolgersi contro le angherie dei baroni, dei nobili, insomma era il garante dei diritti del popolo. Ora venivano questi signori che proclamavano la Repubblica, che, vuoi la fatalità, erano anche discendenti di famiglie baronali estremamente potenti che governavano il resto del regno con feudi estesissimi. Scusate. Quindi ora immaginate questi contadini che dicono, che si vengono a sapere che il re è scappato, l'unico garante dei loro diritti è scappato, e che adesso il governo ce l'hanno i baroni. E loro sono lì lì per decidere la rivoluzione, anzi la controrivoluzione sul momento, se non che arrivano i francesi. E là il popolo fa: vabbè, rassegniamoci, è arrivato l'ennesimo esercito invasore. Il problema però è che non tutto il regno viene sottoposto al diretto controllo delle truppe francesi, e tutte quelle zone che non vennero direttamente assoggettate all'esercito francese furono i primi focolai di resistenza che poi dettero il via al sanfedismo come fenomeno di controrivoluzione. Mettiamo insieme tutto questo. Che cosa abbiamo visto? La famiglia reale era vista in maniera diversa nei due paesi. In Francia era ormai, diciamo, allo sbando, il popolo non la riconosceva più, l'esercito era diviso tra la fedeltà al re e la volontà di non sparare sui propri fratelli, sui propri concittadini, e anche la nobiltà non si sapeva bene che strada volesse prendere, perché c'era, come ben ricordate, larga parte di nobiltà e del clero che invece erano ben favorevoli a riforme dello Stato francese,
Ovviamente non erano favorevoli alla rivoluzione, semplicemente pensavano che un controllo meno assoluto del re su tutto il paese fosse un beneficio anche per la nobiltà. Ma in ogni caso ci potevano essere dei margini di trattativa, non con la monarchia, ma tra i tre ordini della Francia. A Napoli tutto questo non c'è. Il re rimase anche durante quel periodo nell'immaginario popolare il garante. I nobili, che erano nobili proprio per volontà del re, perché era lui che gestiva gli ordini cavallereschi, le nomine, veniva a mancare e quindi i nobili non sapevano più per chi parteggiare, la maggior parte, perché poi per l'appunto molti di loro furono i famosi patrioti napoletani o delle province, molti venivano dalle province. E soprattutto non c'era alcuna ragione per poter detestare il re. Non si era in una crisi economica. Lo Stato, bene o male, si stava riprendendo dopo due secoli di rovina causata dal far parte dell'impero spagnolo. E soprattutto c'era una concordia ordinorum tra i vari strati della popolazione. La monarchia, la nobiltà, il popolo, più o meno, si era arrivati a un buon compromesso. Quindi, cosa mai poteva andare storto? Nulla. In sostanza, quella napoletana, non possiamo dire che fu una rivoluzione passiva come vorrebbe Cuoco, che da qualche punto di vista aveva anche ragione quando diceva che c'era un distacco tra la plebe e questi patrioti. Però dall'altro, dobbiamo anche dire che questi patrioti ci hanno provato a comprendere la plebe. Pensiamo alla Pimentel. La Pimentel, che scriveva un giorno, che faceva parte del giornale di cui era redattrice, scriveva anche in dialetto. Molti di questi patrioti, tra cui il figlio del marchese di Serra, il proprietario di questo palazzo, andava spesso in mezzo alla popolazione a parlare loro dei benefici della libertà, anche usando il dialetto, quindi loro ci provavano. Molti dei patrioti venivano dalle province, dalla Puglia, dalla Calabria, e tornarono più di una volta nei loro luoghi d'origine per cercare di convincere la popolazione. Il problema era che parlavano due lingue diverse, non nel senso proprio diversa dal punto di vista grammaticale, proprio concettuale. Perché come vi ho spiegato prima, la popolazione non capiva cosa fosse la libertà. Per loro la libertà era non aver fame, non aver sete e avere un tetto sopra la testa, che erano garantite dal re. Nei secoli era sempre stato il re il garante di questi diritti contro i soprusi dei baroni. Sfortuna ha voluto che i patrioti fossero a loro volta discendenti di quei baroni, di quei proprietari terrieri, e quindi il popolo non li ha, come potete immaginare, presi sul serio. Ora, io direi che se qualcuno ha già delle domande può intervenire subito prima di fare la seconda tranche per i francesi in inglese. Poi apriamo il dibattito dove chiunque può intervenire, però se già c'è qualcuno che la vuole fare, una domanda, un'obiezione, un qualche cosa, non siate timidi, tanto non avrete il voto, non siete interrogati. Il problema è che i patrioti ci hanno provato a usare la Chiesa come canale. Ma infatti i patrioti ci hanno provato a usare la Chiesa come canale privilegiato. Soltanto la Repubblica,
sull'artista che ne fa anche. Quindi voglio dire, queste problematiche sono rimaste ancora oggi, perché come detto prima, il problema delle terre, perché loro si propongono anche di dare le terre ai contadini, alle masse contadine, e queste masse possono acquisire le terre adesso solo nel 1950 con la riforma agraria della democrazia cristiana. Quindi quando noi arriviamo alla scomparsa totale della riforma nel 1950, arriviamo all'epoca contemporanea, perché aveva tentato anche dopo l'Unità d'Italia, anche lo Stato d'Italia per tentare di dare le terre ai contadini. Però la riforma fallì. Una? C'è una un'ulteriore conversazione di una terza persona sulla Francia e poi dopo si discuterà tutti insieme, no? Sì, subito dopo faremo anche la conversazione libera. Una curiosità su... Professore, guardi, dopo ci sarà l'occasione di intervenire e di dibattere. Io volevo applaudire a questa iniziativa di questi tre giovani così comunicativi e così bravi. Io sono Massimiliano Marotta, sono il presidente di questo istituto e veramente devo elogiarvi per questa azione di comunicazione che state facendo, così appassionata. Non sono d'accordo sulla stragrande maggioranza delle cose che avete detto. Secondo me è stata troppo semplificata, però l'iniziativa è proprio importante ed è importante che si riparli del 99 ed è importante che si faccia questo raffronto tra la grande rivoluzione francese e la rivoluzione napoletana, non la rivoluzione partenopea, mi raccomando. E il distinguo da un punto di vista filosofico, qui non c'erano gli illuministi napoletani, qua c'erano i grandi umanisti napoletani che non peccavano di intellettualismo astratto come gli illuministi francesi. Io sono veramente dispiaciuto di non potermi trattenere qua ancora, perché sarebbe stato un bel dibattito, però incarico una discepola di Gerardo Marotta, il fondatore di questo istituto, che è la dottoressa Mazzoni. Dopo, quando avranno finito le relazioni, ti pregherei di intervenire perché questi giovani vanno sostenuti e sono veramente molto bravi nel loro lavoro di comunicazione. La dottoressa ha studiato per decine di anni questi argomenti e vi potrà essere di grande aiuto. Comunque sentiamoci e continuate queste iniziative che state facendo. Complimenti. Grazie. No, grazie, volevo... Scusate l'intrusione che ho interrotto. Io sono il segretario dei Giovani Federalisti Europei della sezione di Napoli. Volevo appunto aggiungere due parole su questo punto. L'incontro ha la principale finalità di quello di stimolare e di sensibilizzare e anche di avere comunque dei punti di vista critici, cioè lo scopo di un dibattito è questo. Essendo giovani federalisti abbiamo appunto lo scopo prima di tutto di formarci, ma anche di formare, di informare su alcuni temi e soprattutto su alcune traduzioni che hanno comunque lasciato dei segni importanti per le nostre culture. Infatti anche a titolo personale volevo ringraziare la sezione di Grenoble dei Giovani Federalisti Europei, perché è stato un incontro molto voluto e non facile, diciamo, riguardo all'organizzazione, ma siamo comunque riusciti, appunto, come è stato detto dal Presidente, nell'intento. Io ricordo che è sempre stato importante essere qui a Palazzo Serra di Cassano, perché mi ricordo bene, io sono stato un allievo di Antonio Gargano, che era il segretario appunto dell'istituto qui,
e seguendo le sue lezioni mi rendevo conto che comunque la sede richiedeva una certa organizzazione, una certa formazione e competenza. Appunto, proprio perché siamo riusciti in questa grande opera, è bene comunque ringraziare Davide e Michele per il loro intervento e tutti coloro che hanno collaborato per organizzare questo incontro, che per noi è molto importante e penso comunque è importante anche per questa platea, perché riscoprire alcune radici comuni e trovare anche dei punti di dibattito critico e costruttivo è importante per portare avanti il nostro percorso. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa sulla questione della religione. Il periodo dell'avvento della rivoluzione, della Repubblica dei Francesi a Napoli, è l'unico periodo in cui Napoli rinnegano San Gennaro. Vero. Che se voi andate a vedere anche al Museo del Tesoro di San Gennaro, per loro San Gennaro è passato dalla parte dei Giacobini, degli atei, lo rinnegano e poi lo riabbracciano dopo. Talmente, esatto, insomma, esatto. Questa rivoluzione era vista in maniera era quello che si diceva prima. I patrioti ci hanno provato a usare la Chiesa come canale divulgativo e di formazione, però era talmente radicato il sentimento di ostilità verso questi Giacobini, per come erano stati dipinti, che si rinnega persino San Gennaro. E chi l'avrebbe detto che Napoli avrebbe rinnegato San Gennaro? Se Voltaire vivesse oggi, la rivoluzione la farebbe anche Voltaire, no? Voltaire diceva: grazie a Gennaro, ti fai pirare, la fare l'uomo, allora mi dovete dire che tutti questi bangetti che stai scrivendo, per quale motivo questo fai il miracolo? Ma è un miracolo che non c'è assolutamente con i bangetti. Il miracolo San Gennaro c'è e non c'è niente con i bangetti né con il cristianesimo. È un miracolo che affonda le radici sul paganesimo e sulla mentalità arcaica del Mezzogiorno. Bisogna leggere anche il testo dei Martini, tutto è magia. Lo conosciamo. Tutto è magia perché è chiesa nella magia e nella tradizione del canale. E non solo su del magia. Chiedo scusa, grazie per questa, per questo dettaglio che certamente è rilevante, però cerchiamo di rimanere sul tema, sui punti in comune delle due rivoluzioni che sono l'oggetto dell'incontro, e comunque lasciare la parola ai relatori per poi comunque avere uno spazio di dibattito successivamente con domande, l'articolazione appunto di un discorso costruttivo. Quindi prego, la parola ai relatori. Certo. Ricordo che in sala sono presenti appunto gli studenti e dottorandi dell'Università Grenoble-Alp che sono ospiti qui a Napoli e certamente potranno porci delle domande, aprire comunque un discorso con noi. Bene, se non ci sono qualche altra domanda, io direi di passare all'inglese per coinvolgere per l'appunto i nostri ospiti. Aperta e chiusa parentesi, ovviamente noi, sia io che Davide, stiamo estremamente semplificando le questioni storiche. Come? Sì, per il dibattito, per l'appunto. No, io avevo giusto fatto questa piccola precisazione, stiamo semplificando per poter arrivare più o meno a tutti. Poi sulle singole questioni possiamo allargarci quanto vogliamo. So, the French guys, where are you? Raise your hand. Oh, good, good. So, now it's your turn. Well, you have to figure out that French and Naples in the revolutionary period are very similar, as Davide pointed out before, but on 3 points we can underline
some differences, very important differences. First of all, the role of the monarchy. In France, the monarchy was in disgrace in that period. In Naples, on the contrary, we have the Bourbon family, the royal Bourbon family of Naples, which was at their peak in popularity among the people and the nobles class. Why? Because even if in France the Enlightenment born, then wasn't applied at all in government. On the contrary, in Naples, the king, Charles before and then his son Ferdinand, decided to take as advisor and counselors this philosopher, the so-called Neapolitan Enlightenment, that applied this sorry, I'm dying. So the Bourbon decided to take care of their intellectuals and to use them in the governance. So to strengthen the kingdom, and then in the political affair, decided to use their advices as internal political guidance. Then the second point is the role of the people. In France, when the so-called general states were united, those people which were member of the third state were elected by the people. So there were a strict link between their representative and the people themselves. In Naples, this hadn't happened because this intellectual hadn't been elected by anyone. They were noble. So who cares about people? They don't count anything. Of course, they tried to improve the situation and the economic field in order to give benefits to the Neapolitan peoples, Neapolitan plebs. But still, Neapolitan people didn't understand them because they were nobles. They didn't understand each other, and more important, they didn't know each other. The people of Naples just knew these guys for their noble surname. So they were just the Doria, they were just I don't remember other Neapolitan noble class, so just figured it out. They were the nobles. It didn't count they were trying to improve the situation of the people. They were just the noble. And third, the kingdom. While in the Kingdom of France we have a state which is found on the king and his absolute power, in Naples was a little bit different. Of course, the king was an absolute monarch, but still was an absolute monarch that gave the chance to his people and moreover to the noble class to have a direct contact with him, just to have a general look on the situation of his kingdom. The thing was slightly different in France. Of course, in France there were many ways to communicate with the monarch, but there were so many mediators in this way that at the very end, people had no idea if the law that came from Versailles was really a law that was approved by the king or by someone else of his entourage. So this was really an important thing, because the link between the king and the king and his people was founded on how to say that in English?
Well, just on the public show of affection. If people show affection to the king can rule as an absolute monarch. But when the king does, the king doesn't show himself to its people, the people start to think that the king simply doesn't count anything in government affair. So, if the people doesn't count anything, we, if we are in disgrace, if there are economic crisis or whatever, we are justified to riot against the state. This hadn't happened in Naples because of this. The king was present, visible to its people. Vai Dario, se vuoi dire, o tu Antonio, se vuoi dire qualcosa. Perfetto. Grazie a Michele anche per questo, diciamo, cambio di lingua proprio per favorire i nostri amici francesi. Adesso se Davide o Michele non hanno qualcosa da aggiungere, ma proprio io ho una piccola domanda che magari può stimolare. Chiaramente non sono uno storico, sono un giurista e quindi mi chiedo, dalle grandi rivoluzioni, soprattutto dalle rivoluzioni di paesi all'epoca differenti, nascono certi diritti solitamente. Ecco, quali diritti, quali doveri sono nati rispettivamente dal popolo e dai governi che ci sono stati con queste due rivoluzioni? Ai tempi, quando studiai diritto costituzionale e filosofia del diritto, ricordo che comunque molte cose sono cambiate anche nella struttura dei sistemi normativi dell'Europa occidentale. Mi riferisco chiaramente al codice napoleonico, che è stato un codice importante per il diritto civile moderno, ma anche a Napoli, se non erro, c'è stato comunque ci sono state alcune tavole delle leggi di cui però appunto vorrei approfondire con voi cosa è nato da queste rivoluzioni dal punto di vista dei diritti e dei doveri. Poi chiaramente dopo questa domanda possiamo aprire il dibattito e le domande per ampliare la discussione. Vai. Vorrei fare una domanda anche io. First of all, I want you to welcome the French Jeffers, saying hi. I'm Antonio. I'm the Secretary General of Jeff Italy, and I'm very very happy to have you here, also on the behalf of the old Italian associations. So thank you very much. La domanda è, poi la faccio anche in inglese. Si è parlato di spazio pubblico europeo, di un dibattito che si è chiaramente allargato negli anni che partono dalla Rivoluzione francese e che poi hanno caratterizzato l'epopea napoleonica. Quello che volevo sapere, al netto delle differenze e dell'analisi molto interessante che è stata fatta, cosa è rimasto a Napoli, nella cultura napoletana, nella cultura anche del meridione, di questa esperienza della Repubblica Napoletana? What I asked is, we were talking about a pan-European public space that was open after the French Revolution, and what I was asking is, what was left here in Naples, in the Neapolitan culture, in the southern Italy culture, from this experience of the Napoletan Revolution? È una domanda, sono entrambe due domande molto difficili, perché in entrambi i casi si prende in considerazione un aspetto, ovvero sia che questo evento, anche se è durato poco meno, non è durato neanche un anno, è nata a gennaio la Repubblica e a giugno già stava crollando. Quindi non ha, diciamo, concretamente ha avuto il tempo di fare ben poco, ma le fratture che sono nate in quel periodo sono alla base del progressivo indebolimento politico del Regno di Napoli, che poi portò alla sua scomparsa nel 1860, e in alcuni casi sono delle ferite, delle fratture che si sono prolungate anche oltre, cioè arriviamo quasi fino alle soglie del XX secolo, in certi casi superiamo la barriera del secolo e arriviamo fino alla Seconda Guerra Mondiale in alcuni casi, quindi è veramente difficilissimo. Per quanto riguarda, dici, cosa hanno lasciato dal punto di vista giuridico e anche dal punto di vista sociale queste due rivoluzioni? Beh, a Napoli hanno lasciato un senso profondo di perdita all'inizio, perché con la repressione borbonica l'intera classe dirigente dello Stato napoletano non esisteva più. Chi era rimasto
era chi era, diciamo, sia, aveva votato fedeltà al Borbone, ma questo voleva dire che ci sarebbe stata non una classe dirigente che dirige, ma una classe dirigente che semplicemente esegue, con una costante che poi diverrà anche, diciamo, verrà messa in evidenza con i governi di Ferdinando II di Borbone e poi del suo ultimo discendente, Francesco II. Dal punto di vista invece della legislazione è rimasto il mito della rivoluzione, della Repubblica Napoletana ha nel corso dell'Ottocento formato l'immaginario collettivo dei ceti dirigenti liberali del mondo napoletano e siciliano, che in varie maniere si sono ricollegati a quell'esperienza. In particolare, durante le giornate del 1848, sapete, quando c'è stata la famosa rivoluzione liberale in tutta Italia, che è partita dalla Sicilia e poi è arrivata a Napoli, molti dei discendenti di quelle famiglie dei martiri napoletani sono scesi in strada, alla testa della popolazione napoletana, chiedendo la Costituzione, portando in processione i ritratti dei martiri napoletani, che erano i loro, per l'appunto, antenati. Quindi, diciamo, dal punto di vista concreto della legislazione non era rimasto nulla, perché poi appena Ferdinando IV tornò a Napoli dopo l'esperienza della Repubblica Napoletana, dette ordine di bruciare tutte le carte che erano state prodotte in quel periodo. Infatti è rimasto poco e niente di quel periodo, diciamo, negli archivi napoletani. D'altro canto però il mito fu suggellato nel sangue, come si suol dire in questi casi, proprio con la morte da eroi tragici di questi patrioti, che ha formato tutte le successive generazioni e che poi ha portato alla nascita di un mito che ha fatto sì che Napoli divenisse uno dei centri di propagazione del liberalismo ottocentesco. Magari non ha dato il via a esperienze di governo, perché come sappiamo con i Borbone non c'era molto spazio per il liberalismo, però ciò non toglie che molti di quelli che diventarono in seguito i patrioti risorgimentali affondavano la propria formazione in quel mito, nel mito della rivoluzione napoletana, della Repubblica Napoletana. Invece la domanda che facevi tu era un po' più complessa, ovvero quali sono stati poi le fratture che questa rivoluzione ha comportato. Tantissime, tantissime, soprattutto nelle province, perché dovete immaginare, noi qui abbiamo semplificato riducendo tutto alla questione di Napoli, del sovrano, ma in tutto il regno intere famiglie si sono spaccate su quella questione fedeltà al re o alla Repubblica Napoletana, ma non tanto per questioni ideologiche, semplicemente per conflitti di potere. La maggior parte delle persone, delle famiglie importanti nei vari paesi, fossero nobili o fossero della borghesia, semplicemente decidevano in base alla convenienza del momento quale poteva essere la fazione che gli avrebbe consentito di guadagnare più potere all'interno del proprio piccolo mondo. Questo ha fatto sì che inizialmente queste divisioni fossero estremamente lievi. Non era certo un caso fortuito del passaggio di famiglie intere da un campo all'altro nel corso degli eventi del 99. Il problema è che poi queste divisioni hanno cominciato a produrre tutta una serie di fatti di sangue, e fatti di sangue che andavano ovviamente rivendicati con altri fatti di sangue. Questo ha creato due tradizioni all'interno del Regno di Napoli tra le famiglie, che si richiamavano a ideali e valori diversi. Chi si appellava alla fedeltà al Borbone, chi invece faceva mostra con orgoglio della propria discendenza dai martiri della Repubblica Napoletana. Insomma, è una questione estremamente complessa. Sono stati tantissimi gli storici, anche mostri sacri come Galasso, che purtroppo di recente ci ha lasciato, o anche Anna Maria Rau dell'Università qui di Napoli, che si sono interrogati su cosa ha prodotto questo fenomeno così breve nel tempo ma così importante nella storia napoletana. Veramente bisognerebbe dibattere tantissimo. Posso soltanto dire che tutt'oggi bisogna lasciare ampio campo alle più svariate ipotesi, perché alcune sono state smentite, tipo la teoria economica della lotta di classe, che era molto di impostazione marxista. Però è stato notato che tutte queste linee di pensiero, se vengono adottate come concause del fenomeno, possono concorrere a spiegare il quadro generale. Il quadro generale, per l'appunto. Se andiamo nella microstoria invece delle singole famiglie, delle singole comunità, la questione diventa molto meno, diciamo, filosofica e molto più legata a elementi pragmatici come controllo del territorio, gestione del potere,
è veramente una domanda troppo difficile perché non ti possa rispondere, Antonio. Magari poi ne parliamo di fronte a una birra e ci prendiamo più tempo, ma così non è, è veramente impossibile poter dire di più. Anzi, magari se poi la professoressa vuole intervenire dicendo, apportando il suo sapere. No, non adesso, dopo? Certo, anzi deve, visto che lei qui è quella che ha più esperienza. Vabbè, insomma, lei ha studiato parecchio questo fenomeno. Prego, prego. Grazie. Non ho titoli accademici e quindi non posso utilizzarli. Dunque, prima di tutto, le vicende della Repubblica Napoletana del 1799... Piccola parentesi, mai dire partenopea, perché partenopea è l'aggettivo con cui definì i fatti del 1799 napoletano uno storico tedesco, di cui adesso io stessa non ricordo il nome, in termini dispregiativi, diciamo come se fosse stata un'esperienza dettata da una leggerezza che poi dopo portò a quei fatti di sangue come inevitabili conseguenze. Quindi meglio dire sempre napoletana. Come il paese Pulcinella. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ci sono due aspetti in particolare che a me preme chiarire, ma non chiarire, approfondire. Uno riguarda la proclamazione della Repubblica Napoletana, perché è stato detto giustamente che i patrioti proclamarono la Repubblica in Castel Sant'Elmo prima dell'arrivo dei francesi. Però c'è da fare una specificazione, che il generale in capo dell'armata francese, Jean-Étienne Championnet, prima di tutto era di parte giacobina. E quando nel 1799 appunto si verificano questi fatti, oramai in Francia non c'erano più i personaggi che avevano guidato il glorioso 1789 francese, ma c'erano gli esponenti del direttorio, che erano dei banchieri e che avevano delle mire espansionistiche in Europa per questioni di arricchimento personale. Non stiamo più parlando della vecchia classe francese, appunto rivoluzionaria, che credeva nell'idea di esportazione della libertà, comunque con fini, con alti fini. Stiamo parlando di banchieri che miravano solo al proprio interesse. E i giacobini, durante la loro storia, con tutte diciamo, le varie idiosincrasie, i vari contrasti, si erano sempre opposti alle varie ruberie degli esponenti del direttorio. Non solo, ma i giacobini francesi, e c'è da questo poi dopo sarà di particolare importanza anche durante il decennio napoleonico, quando molti francesi, quando Napoleone Bonaparte deciderà di inviare proprio nel regno di Napoli parecchi esponenti del movimento del partito giacobino francese, proprio per non averli accanto a sé, perché saranno proprio i giacobini francesi a premere in funzione dell'unità d'Italia anche contro Gioacchino Murat. Vabbè, poi adesso stiamo andando un pochettino un po' oltre. E quando Championnet, appunto, prima di entrare a Napoli, pone una condizione ai patrioti napoletani, cioè, se io non vedo sventolare sul castello di Sant'Elmo un tricolore della vostra Repubblica, io non entro, perché deve essere presa un'assunzione di responsabilità da parte vostra. Perché guardate, non era affatto scontato che si proclamasse una Repubblica Democratica, perché molti, anche gli esponenti del vecchio regime, stavano prospettando l'idea di una vecchia, diciamo, di una Repubblica oligarchica dominata dalle vecchie famiglie. Insomma, quando venne proclamata la Repubblica del 99 ci fu una piena e completa assunzione di responsabilità. L'avvocato Marotta ricordava sempre che in questa sala dove noi adesso ci troviamo venne attuato il famoso giuramento da parte dei nobili, che quando, diciamo, che in attesa che i militari, i giovani nobili, fra cui Gennaro Serra di Cassano e gli altri, diciamo, mentre andavano a prendere possesso di Castel Sant'Elmo, i nobili si riunirono in questa sala e, interrogati dal duca Luigi Serra di Cassano sul cosa dovessero fare, i nobili dissero: caro duca Serra, noi non possiamo che combattere per la libertà, per la filosofia e per la Repubblica, anche se questo
ci costerà la vita, e così purtroppo è stato. C'è un ulteriore approfondimento, solo altre due cose molto brevi, per quanto riguarda il rapporto che lei ha detto e le differenze tra la... fra diciamo i contrasti diciamo del rapporto tra la monarchia francese e la classe dirigente intellettuale francese e la classe e il re di Napoli con la classe degli intellettuali napoletani. È vero, per i napoletani e anche per gli stessi intellettuali, tutto sommato, Ferdinando IV rimane, e questo si legge bene anche nel saggio di Vincenzo Cuoco. Vincenzo Cuoco, ad esempio, dà tutta la colpa a Maria Carolina d'Austria della repressione, come se avesse ancora qualche reticenza nei confronti di Ferdinando IV. Ma la frattura netta che diciamo porterà alla proclamazione della Repubblica, alla divisione tra il ceto dirigente intellettuale e la monarchia borbonica napoletana, dura ben 10 anni ed ha diciamo diverse tappe, a parte nell'esecuzione di Maria Antonietta, certamente, ma a radici ancora più antiche, quando Maria Carolina, di par ovviamente, che parteggiava per l'Austria, decide di chiamare al governo, al posto di Bernardo Tanucci, John Acton. Quindi decide di spostare l'asse del Regno di Napoli, degli interessi del Regno di Napoli, dalla Spagna, quindi da Carlo III e di Bernardo Tanucci, all'Austria e l'Inghilterra. Questo è uno dei motivi fondamentali che decretano l'allontanamento degli intellettuali dalla corte di Napoli, perché viene visto come un tradimento e come una mancanza di fiducia da parte della corte. E quindi poi, a parte le spese della guerra, la questione dei banchi, che la corte, appunto per fronteggiare una guerra che il popolo non voleva, perché il popolo sostanzialmente, e forse anche in questo lo stesso Ferdinando IV, non voleva lasciarsi trascinare in delle guerre contro la Francia, diciamo, mentre sapevano, comunque si rendevano più o meno conto che il Regno di Napoli internamente avesse ben altri bisogni. E quindi diciamo sono diverse le tappe che poi dopo portano alla frattura fra la monarchia borbonica e la classe dirigente. E poi c'è un unico aspetto, l'ultimo, sulla quale vorrei mettere un attimo l'attenzione. Ovviamente il Regno di Napoli era un regno feudale, e quando viene restaurata la monarchia borbonica, c'è un nobile, ci sono diversi nobili che scrivono a Ferdinando e gli dicono: caro Ferdinando, approfitta di questo stato eccezionale per fondare finalmente nel Regno di Napoli uno stato assoluto come lo stato francese. Chiama a te tutti i poteri, elimina tutti i poteri dai nobili, dal momento che i nobili ti hanno tradito, e quindi costruisci uno stato in senso moderno. Ci sono delle lettere che ha raccolto Benedetto Croce nella riconquista del Regno di Napoli, e poi da qualche anno fa è stato pubblicato un bellissimo libro del professor Luigi Alonzi dell'Università di Palermo, fra John Acton, Ferdinando IV e Maria Carolina d'Austria e il principe di Statella, che prese il posto del cardinale Ruffo, e si capisce che in loro questi personaggi non hanno più la minima idea di come reggere le sorti del Regno di Napoli. Le gravissime, sanguinosissime dinamiche della riconquista del Regno di Napoli portano, diciamo, sfuggono dalle mani ai loro stessi autori. E quindi mi ricollego perfettamente a quanto hai detto tu, alla creazione di queste fratture insanabili che nemmeno, diciamo, il decennio francese riuscirà a sanare a livello di solidità e compattezza dello Stato. Un'ultima cosa per quanto riguarda lo Stato, i diritti e la differenza fondamentale con l'illuminismo francese, a cui prima si richiamava anche Massimiliano Marotta. L'umanesimo napoletano è una corrente di pensiero, è un modo di essere, anzi, più che corrente di pensiero, che si basa sulla natura civile dell'uomo
E per quanto riguarda appunto il mito della legislazione che nasce nel Settecento e per quanto riguarda appunto il livello economico, prima il professore citava anche i fisiocratici francesi, noi abbiamo l'esempio di Genovesi e di Gaetano Filangieri che sostengono che in campo economico un vero Stato deve essere necessariamente interventista. Un vero Stato deve intervenire sul piano dei meccanismi economici, altrimenti il debole sarà destinato a soccombere in maniera inesorabile e tutto sarà purtroppo destinato a cadere prima o poi. Comunque sono tematiche molto molto difficili da affrontare, però questa sera penso che si sia dato vita ad un dibattito così importante e così ampio che bisogna per forza continuare. No, per forza, veramente. Grazie. Posso dire una cosa sulla questione appunto dell'eredità appunto della rivoluzione napoletana? E qua più che lo storico, l'aspirante tale, è diciamo la persona che parla, è che secondo me è assurdo vedere che attualmente nel 2018, insomma, nella coscienza della gente si mitizza più la stagione dei Borbone che la Repubblica Partenopea, nel senso questo movimento neoborbonico in qualche modo esalta tout court tutto il periodo dei Borbone senza distinguere diciamo le stagioni felici dalle stagioni meno felici, quindi prendendo tutto insieme da Carlo III fino appunto alla metà dell'Ottocento, un regno in crollo, quando Napoli ha avuto moltissime stagioni felici dalla Repubblica Napoletana, ma anche il Rinascimento napoletano, un'altra stagione che si trascura, abbiamo avuto un periodo rinascimentale che non ha nulla da invidiare con quello fiorentino, ad esempio, questa ossessione del Rinascimento a Firenze, quando a Napoli avevamo secondo me anche qualcosa di più grande. Eppure appunto nella mentalità collettiva allora vediamo le bandiere borboniche nelle pizzerie napoletane, perché quella è l'età d'oro e magari appunto il popolo sceglie sempre i Borbone, i re, perché alla fine storicamente, diciamocelo, il sud è sempre stato conservatore, i parlamentari del sud nell'Ottocento difendevano il latifondo e il sud ha votato monarchia, poi ha votato Democrazia Cristiana e poi centrodestra e così via. Il napoletano quando vede qualche cosa di il cambiamento come la rivoluzione napoletana la mette sempre di là, in qualche modo esalta invece il periodo della monarchia quando poi i re appunto decapitavano gli intellettuali a pazza mercato, e quindi secondo me invece queste iniziative di questo genere sono sempre poche rispetto alle miliardi di iniziative a parlare dei primati dell'Ottocento borbonico, e poi in realtà forse la stagione felice è stata quella di Carlo III, l'Ottocento già il regno era allo sfascio totale, non sapevano appunto più come andare avanti, invece perché si continua a esaltare non si sa. Prima Garibaldi propone di
Scusi, però qui mi perdoni, ma scusi, ma non è la sede questa per parlare di questi temi. Vabbè. Lasciamo spazio per qualche altra domanda, magari, che sulle due rivoluzioni, sulle differenze. Magari anche qualche intervento dei francesi. Magari un intervento, appunto, sì. Ci sono domande? Are there any questions in English, in Italian, in French? I don't know. Non lo so. We are waiting for you, French. fai una domanda. Non vorrei fare troppo discreto. No? No. Possiamo chiudere allora. Allora direi che possiamo chiudere, sì. Beh. La questione meridionale può essere che sarà affrontata prossimamente, però diciamo in questo primo incontro lo scopo era solamente il confronto tra le due rivoluzioni. E quindi a questo proposito adesso ci sarà una piccola visita guidata del palazzo che sarà fatto per gli stranieri, appunto, però è aperta a tutti, proprio anche tra le differenze filosofiche, come diceva appunto prima Nicoletta, e quindi faccio una piccola traduzione per i francesi. Après il y a une petite visite guidée et madame Nicoletta va vous expliquer les différences aussi philosophiques entre les deux révolutions. OK. Bon, grazie a tutti e non so, Dario, vuoi chiudere? Certo. Ci faremo risentire. Dario, chiudi tu, vai. Ah, possiamo, sì. Grazie a tutti voi per essere venuti e grazie anche alla professoressa per gli spunti. Ci saranno certamente comunque altre occasioni anche per coinvolgere soprattutto le scuole e non solo, diciamo, i docenti universitari, perché questi incontri servono appunto per sensibilizzare e formare e per avere un dibattito critico. Grazie per la vostra presenza.